Allora, ciao ragazzi, sto andando a cena con mille accendini. Una volta a settimana io vado sempre fuori, quindi quando parliamo di alimentazione del ciclista, l'alimentazione dello sportivo, io la seguo fino a un certo punto perché per ora a 35 anni ho sempre mangiato di tutto, ho variato l'alimentazione. Non ho mangiato mai le stesse cose, quindi è stato quello un po', secondo me, il segreto per stare bene fisicamente. Però non ho mai mangiato, cioè non è che non ho mai mangiato, mangio, non ho fatto mai eccesso di cose, alcol io non lo uso, una birra una volta a settimana, ma non ho mai usato alcol, non ho mai fumato, quindi quelle sono le cose più importanti. Però patatine fritte a me piacciono e le mangio spesso, specialmente quando esco con mille accendini. Di solito si va a cena o a base di pesce, ma dal cinese, oppure da McDonald's, o adesso è venuto il porca vacca da noi, non so se lo conoscete, se vi piace. Il porca vacca è una catena che tipo McDonald's, però secondo me è un po' più di lusso, perché la carne, a mio giudizio, a parere personale, è molto più buona. Ovviamente quando tu mangi quei panini c'è sempre un po' di ketchup, maionese. E poi ovviamente si prende una bella birretta vicino. Comunque io mangio un po' di tutto, in bicicletta ci vado, mi trovo bene, non so, sincero, se mangio preciso si vede che io ho un fisico che fa magari anche un certo stile di vita che consuma molte calorie, quindi se mangio tutto preciso mi sento un po' più fiacco, quindi ho bisogno ogni tanto di sparare là qualche bella caloria. E quindi eccomi da accendini, adesso ragazzi lo carichiamo e ci facciamo dare anche un parere da mille accendini, che cosa ci dice di questa alimentazione. Eccomi mille accendini che arriva, sto parlando dell'alimentazione che una volta a settimana Ammazza, però. vado al porca vacca o Che bella inquadratura. Vado al porca vacca o McDonald's, perché ho detto che mangio un po' di tutto, però non so io di quei ciclisti, di quei sportivi esasperati che scansa le patatine fritte, scansa la roba di maiale, cioè non è che la mangio tanto, però quando la mangio la mangio. Ho detto che il segreto mio è stato che io alcol poco, una birretta a settimana quando esco con mille accendini, però non ho fumato mai, quello è importante, tu che dici? Sì, poi adesso stentavo a vedere l'alimentazione di quello là che cura l'alimentazione degli astronauti. Infatti ho comprato la bottiglietta d'acqua, che non bisogna bere durante i pasti. Tu bevi durante i pasti? E E beh, un goccetto d'acqua. allora invece se devi bere prima. Anzi, aspetta, io ho un viziaccio, è quello il vizio forse più brutto, che è peggio delle sigarette, è peggio di tutto. Io bevo la Coca-Cola bevo a pranzo, a cena Coca-Cola. Vedi? Quello è un viziaccio, che io sono consapevole, però è come una droga, non ce la faccio a non bevo un bicchieretto di Coca-Cola a pranzo o a cena, la devo bere per forza. Vabbè, se fosse un bicchieretto, ma secondo me tu bevi più di un bicchieretto. Un po' di più. Senti, ma che dici a base di pesce del cinese? Sì, però andiamo a cinese. Boh, io sono stato a questo qua a 11 euro a pranzo. Questo fa schifo. Invece da quello là che è tipo Quello dove ristorante. eravamo Sì, stati in passato. costa 1 euro di più, ma stanno cucinando. Quindi non ti è piaciuto quel cinese. Roba di scarto, non è di Adesso mille qualità. accendini sta a fare l'allenamento buono, eh? Quanto 1.000 passi al giorno, quanto cammini? Faccio 15-20 mila passi al giorno, Senti. che è all'incirca. Però il contatore mio, ho visto che ho misurato con un altro contatore, è un po' sballa un pochettino. Comunque oggi avrò fatto tipo sui 18 km. Tu usi un'applicazione, no? Sì, è Un'applicazione. un'applicazione che però la uso anche magari quando cammino con altre persone, che usano la stessa applicazione, gli sballa. Quello che è certo invece che non sballa è i minuti che ho camminato, sono 4 ore e 26. Io siccome vado minimo a 4 km l'ora, minimo, tra i 4 e i 5 diciamo, 4x4 16, avrò fatto 17 km minimo, diciamo 17-19 km, e ogni giorno non ne faccio mai, diciamo, meno di 10. Senti, io ho detto che mi trovo bene io con l'alimentazione. Questo tra virgolette cibo spazzatura, no? McDonald's. Che si vede che io ho uno stile di vita che magari ho bisogno di più calorie degli altri, perché io pure se mangio male non ingrasso, anzi, se io mangio bene, tutto preciso, mi sento fiacco.
Vabbè, tu minimo minimo tra lavoro e sport brucerai una media di 2000 calorie al giorno, grazie al cavolo che c'è, che il cibo spazzatura riesci a Poi ho parlato bene del porca vacca, che secondo me è proprio la carne 10 volte meglio, a mio giudizio, di quella del McDonald's. Sì. Vero? A occhio sì, a occhio, poi dopo un'analisi chimica uno non lo può fare, però il giudizio a occhio. Come sapore. Ma poi McDonald's sono talmente bravi a sofisticare le cose, capaci che te pigliano quattro merde e te la fanno sembrare pure buono di sapore, perché dietro, quando fanno il pane, non è che dici il pane, che c'è dietro il pane del McDonald's? Uno dice c'è la farina, no? Ma guarda gli ingredienti, 70 ingredienti, capito? Perché sono bravi a dosare tutta la chimica possibile per darti anche dipendenza, come facevano con le sigarette, che ci mettevano l'ammoniaca non perché dava sapore ma perché ti autodilatava. Così McDonald's è brava a mettere lo zucchero dappertutto, pure nel pane c'è lo zucchero del McDonald's, pure nell'insalata ti mettono lo zucchero nelle salse, in maniera tale che se c'è uno drogato di zucchero, tipo te che sei un po' drogato di zucchero, che c'è bisogno della Coca-Cola. Coca-Cola. Secondo me pure la Coca-Cola c'è qualche droga. La McDonald's, questi, non essendo una multinazionale, perlomeno se la carta la senti buona al sapore, potrebbe essere che non c'hanno dietro tutta questa astuzia di giocare con. Sai, l'hamburger non è un pezzo di animale, è un miscuglio. Quando tu mangi miscugli è sempre una monnezza. Certo. Che uno dice, oh, mi sono mangiato un cetriolo, sai cosa ti sei mangiato? Quando tu invece ti mangi un miscuglio che vi è tritato, rimischiato, e ho visto su YouTube. Non ci capisci più ho niente. Ho visto su YouTube come fanno il kebab. Mamma mia. Il kebab è un miscuglio. Mamma è mia. Facile. In mezzo al miscuglio è facile metterci pure la monnezza, capito? Ma anche nei prodotti finanziari. Quando c'è tu dici, pure chi dice che ci buttano in mezzo ossa, occhi, unghie d'animali. Quando c'è il miscuglio, la tentazione di infilarci dentro qualche monnezza c'è sta sempre. Allora la farina è già un miscuglio, quindi noi già siamo alimentati dei miscugli, che sono miscugli dei miscugli, che è difficile riuscire a capire. Però uno dovrebbe mangiare, anche mangiare la carne, dovresti mangiare un pezzo animale, che lo vedi che animale è. Comunque, già lo illustra l'hamburger. Io queste catene, no? Tipo McDonald's, roba varia, Burger King, cioè l'ho provate tutti. A me il porca vacca piace, non mi sembra una catena di quelli lì. Mi dà senso, quando vado là mangio bene. Sì, no. Io ti dico che te lo approvo questa cosa qua. Secondo me a occhio. Uno se vuole mangiare bene basta prendere, loro fanno le, si chiama asola di carne, tutte quelle cose. Poi lì porca tutta carne. Io non sono diventato vegetariano, però tenterei di mangiarla due volte a settimana. Ecco, invece prima me la mangiavo in modo magari due volte al giorno, una volta a pranzo, una volta a cena. Quindi tu promuovi la mia alimentazione una volta a settimana dal porca vacca. La provi una volta a settimana carne. Se uno invece dell'hamburger mangiasse la carne, che invece vede che pezzo di carne è, potrebbe giudicare meglio se è buono o cattiva, perché l'hamburger di Juster è sempre mischiata. Dentro Juster te ci infilano tutti gli scarti che fai. Tu devi pensare che dentro il sugo di carne star, ci hanno trovato carne di cavallo. E dimmi te che la carne di cavallo dovrebbe costare di più della carne di mucca. Certo, certo. E invece se ci hanno messo la carne di cavallo vuol dire che era scarti magari cavalli da corsa, capito, perché sennò capito. Che coglione, vai bene la roba, vai bene il filetto al prezzo del cavallo prezzo che magari non comprava nessuno, magari c'ha quanti cavalli, ma quindi si hanno trovato poi lì con il DNA basta una piccola traccia. Però aveva fatto scalpore questa cosa qua, perché te lo trovavi nel ragù. Io allora tutte questi miscugli, la tentazione prima o poi di risparmiare qualcosa c'è stato. Allora, pollice in su e scrivete nei commenti quale catena alimentare vi piace tra Burger King, McDonald's, la cinese, kebab, la vostra porca vacca e via. Pollice in su, sempre. Io il miscuglio me lo faccio da solo, mi sono fatto oggi una tisana, perché io seguo il consiglio. Sto a seguire i consigli, voi dovete cercare, ve lo dico io, 10 secondi, sopra i 10 minuti ci metti due pubblicità, aspetta 30 secondi, sì. Ci metti la pubblicità all'inizio, alla fine, in mezzo. Voi guardate la pubblicità, così almeno ci pagate la cena. Cioè, ma solo 30 secondi, ragazzi. Allora, voi dovete seguire questa cosa qua, scrivete questa frase: tutto quello che non viene digerito diventa una tossina. Questa frase qua scrivete. O se no, scrivete anche preparatore astronauti russi. Salute.
o digiuno, così. C'è sto preparatore di astronauti russi che su internet fa degli articoli, dice che questi non si ammalano da 50 anni, questo c'ha 89 anni, sembra un ragazzino, sembra. Dice io ci ho provato. Tipo come l'omaccio di Bagnaia. Come l'omaccio. Questo ha divulgato il metodo suo di alimentazione per non far ammalarsi scienziati russi, ma no, scienziati, gli astronauti, e dice che non si ammalano mai da 50 anni questi che seguono questo metodo. Che sarebbe, il metodo sarebbe non mangia troppo, questo non l'ho fatto io finora, non mangia troppo, de bere prima dei pasti, non bere durante i pasti perché diluisci gli acidi non riescono prima, a digerire, perché se tu diluisci gli acidi alcuni, e poi masticare bene, perché se mastichi bene ti hai già una poltiglia, l'acido lo squaglia, se tu invece non mastichi bene ti entra dentro il cibo, l'acido non riesce a squagliarlo anche perché tu ci bevi sopra, quindi lo diluisci, tutto quello che non viene digerito rimane nel tuo corpo e si trasforma in una tossina. Buona parte lo espelli con le feci, però tutto quello che ti rimane dentro, che è una tossina, prima o poi si trasforma in malattia. E quindi lui dice il modo migliore per non ammalarsi è mangiare in un certo modo, e ogni tanto per quelli che hanno pure troppe tossine fanno delle tecniche di depurazione, che so, col digiuno. Ottimo consiglio, quindi. Ma non potete sentire a me perché io ho fatto un riassunto un po' troppo coso, però guardate questo articolo, cercate sto preparatore per gli astronauti russi malattie, scrivete così e vi capita sicuramente questo personaggio che è eccezionale. Ok, pollice in su sempre. Ciao ragazzi.